Buongiorno, buongiorno a tutti. Sono Vincenzo De Luca. Vi mando questo vocale e vi chiedo di farlo girare a tutti i vostri contatti. Nella mia conferenza di ieri forse non sono stato chiaro. Vi metto l'esercito nel portone. Andiamo a scuola con la macchina. Ovvio. Allora andiamo. Sì, l'ho detto, andiamo. Mamma mia, Lucano. Color Brion Vega. Oggi quello che gli altri avranno solo domani. Brion Vega, la tecnica nella sua forma più bella. Grazie. Ti piace? Questo è il mio programma di vendere di cose, no? Qui tu sei fortunato perché qui puoi fare solo grandi affari, capisci? Tu furbo. Oggi c'è una cosa speciale, no? Solo 10 euro. Guarda. Occhiali di magia. Lente di Romania. Capisci? Buono. Tu prendi di lente, tu lo metti, tu vedi di coronavirus sulla gente. Curva Max, no, che bello. Curva. Puoi comprare occhiale 20 euro, no? Chiama il numero di qua sotto. Tu chiama, tu manda di soldi o quando finisce la crisi, no? Ti vengo da te, vengo a tua casa. Curva Moach, come cazzo di funziona questa roba di nuovo, roba di C.
è morbida, è fresca, è profumata. La vera mora, la più desiderata. Tra le gommose è una specialità. Ma chi è che non ce l'ha? Ma chi è che non ce l'ha? Cos'è la vita senza amorosità? Morositas, morbida la vita. Now everybody get down like animals, animals, animals. We love animals. Now everybody get down like animals, 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 animals. Ciao amico di me, oggi faccio vendere di gioco di magia, gioco se tu puoi fare spettacolo di magia come faccio io in Romania, ti piace no? Ti fa vedere, guarda amico, tu, io ti do di fazzoletto e tu fai grande magia che la gente rimane come incredibile, no? Tu fai così, nessuno capisce. Poi dopo li prende e curva. Questa è magia. Chiama il numero qua sotto, chiama il numero qua. Tu dai 10 euro, io ti do un fazzoletto di magia. Tu mi dai soldi. Poi, quando finisci Cristo, io vengo a casa di te. Ciao amico. La bionda che a te piace mi lascia indifferente, più ognuno ha un'opinione personale. Ma se parliamo di bene, molti fuori c'è un accordo universale. Pedro Chino Filippi, il liquore digestivo che piace a tutti. Ah, no. Ah, no. Ah, no. Ah, no. Ah, no.
Che gli astri siano con voi, ma veniamo ai segni di questa settimana. Gemelli, ogni cosa è duplice e tutti i sentieri prima o poi si biforcano. E ora, cari gemelli, se non l'avete ancora capito, dovete tenervi alla distanza di un metro. I thriller vi insegnano una strategia infallibile per affrontare l'emergenza. Dividetevi. Il cane va portato a spasso a turno, se vi incontrate per casa siate gentili. Mercurio transita nel vostro segno su un'utilitaria sportiva, rubategliela e scappate, sarà fiero di voi. Sesso, Tinder, Badoo, scopamici.com, Threesome. È il momento di dare libero sfogo finalmente alla vostra schizofrenia erotica. Rispondete e visualizzate a tutti gli amanti, tanto se stavolta non concludete niente, almeno ci avete una buona scusa. Salute, sì, lavoro, no. Ma passiamo al prossimo segno. Cancro. Hello, darkness. Chi sta meglio di voi? Vi siete immersi nel liquido amniotico della fine e ci sguazzate come bambini. Il cane guaisce e vi indica la porta di casa. Avanti, non lasciatelo morire implorandovi di scendere. Purtroppo per voi, per questo, si può ancora uscire. Salute, basta con gli antidepressivi. Tanto ormai... Sesso. Tutto come sempre. In settimana ispirazione a mille, sere nere a tutto volume. Saturno in luna di miele, invece voi pernotterete al centro della galassia in un buco nero a 5 stelle. Qui non c'è tempo, non c'è spazio, non c'è campo. Finalmente siete chiusi nel vostro bozzo e a casa per sempre. Per cena germogli di patate e uova all'acqua pazza. Cari amici, è il momento di salutarci col consueto gesto catartico. Fatelo anche voi da casa alla giusta distanza. Entriamo così nella grande catena di positività, fonte di ogni purificazione. Lo zodiaco di Moira vi dà appuntamento alla prossima settimana. Chi è questo? Allora, di chi è questo? Allora? È mio. È mio. È mio. È mio.
È mio. È mio. È mio. È mio. È mio. È mio. È mio. È mio. È mio. È mio. È mio. Everybody get down like animals, animals, animals. We love animals. Now everybody get down like animals, 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 animals. Nel 2020 un virus infetta la popolazione mondiale. Ma come è nato? Da una parmigiana di pipistrello? Dal sorriso che mi fece il pangolino quel giorno? Dalle manipolazioni biogenetiche mitocondriali fra ceppi di DNA genoma modificato dall'INPS? O forse... La società è perfetta! O forse... Immaginate che non la tocca! Ma questo è il giardino dell'angelo coi baffi. Era un vecchio di qui. Dava da mangiare agli uccelli di legno. Tutti ridevano, ma lui era ottimista. E gli uccelli presero il volo. Gianni! L'ottimismo è il profumo della vita. L'ottimismo vola! Oh. Ogni euro è un Euro City in 200 città. Vittorioni! Osaka! 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 Thank you.
o stufato o scocciato, neanche annoiato. Era una cosa più profonda, più viscerale, più totale. È proprio che a un certo punto ho aperto gli occhi e mi sono accorto di essermi completamente rotto.